Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con l'informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza che oggi si recherà in Parlamento per discutere di quelle che sono le nuove misure da adottare per il contrasto al coronavirus con un nuovo allarme che si sta diffondendo, ovvero quello delle varianti del Covid, in particolar modo quella inglese. Si teme soprattutto anche una terza ondata, soprattutto in Lombardia. Il tasso di positività nazionale è in discesa, ma sul punto, ed è qui la preoccupazione del Ministro, il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie sta lavorando proprio per facilitare il monitoraggio delle mutazioni nei paesi europei, perché comunque nella gran parte degli Stati membri, secondo il Centro, la capacità di sequenziamento per l'identificazione delle varianti Covid è inferiore al 5% dei campioni positivi, che è identificato comunque come uno standard minimo per andare ad identificare appunto i nuovi ceppi virali. Ecco che sul punto massima attenzione anche naturalmente per la situazione della Lombardia, che è una delle principali indicazioni del ministro Speranza. Ci sono alcuni comuni, in particolar modo del Bresciano, che sono sotto la lente di ingrandimento. Sono 13.314 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore nel consueto bollettino di aggiornamento della Protezione Civile. 356 sono state invece le vittime. I tamponi effettuati tra molecolari ed antigenici sono stati 303.850, con il tasso di positività che è salito al 4,4%. Aumento invece anche delle terapie intensive. I pazienti ricoverati sono attualmente 2.146 con 28 unità in più rispetto alla giornata di ieri. I ricoverati con sintomi invece sono 18.295 con un aumento complessivo di 140 persone nel saldo giornaliero nei dati consueti appunto della Protezione Civile. Sono invece 1.436 i nuovi positivi al Covid in Campania, con i dati diramati dall'unità di crisi regionale con 100 persone sintomatiche. I tamponi sono stati 15.061, di cui 4.209 antigenici. I deceduti sono stati 38, di cui 17 nelle ultime 48 ore e 21 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel bollettino di ieri. I guariti, numero alto, sono stati 2.117. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, 132 posti letto di terapia intensiva occupati a fronte di una disponibilità di 656, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, 3.160 posti tra offerta pubblica e privata a disposizione della Regione, ne sono occupati 1.327. Sul discorso vaccini, AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi del vaccino anti-Covid all'Unione Europea rispetto al contratto nel secondo trimestre. Lo ha reso noto un funzionario dell'Unione Europea all'agenzia Reuters. Il funzionario direttamente coinvolto nei colloqui con il produttore di farmaci ha detto che AstraZeneca ha riferito che avrebbe erogato meno di 90 milioni di dosi nel secondo trimestre. In realtà, secondo quello che è il contratto stipulato con l'Unione, l'azienda si era impegnata a fornire 180 milioni di dosi. Il calo, che non era stato segnalato in precedenza, arriva dopo una forte riduzione delle forniture nel primo trimestre e potrebbe colpire fortemente quello che è l'obiettivo dell'Unione Europea di raggiungere il 70% degli adulti vaccinati entro l'estate. E un portavoce di AstraZeneca ha detto: dal momento che si sta lavorando
in maniera dura per aumentare la produttività della catena di approvvigionamento, stiamo facendo il possibile sul punto e siamo fiduciosi di poter avvicinare le nostre consegne all'accordo di acquisto. Lo stesso funzionario ha confermato che AstraZeneca prevede di erogare circa 40 milioni di dosi nel primo trimestre, ancora una volta meno della metà dei 90 milioni che in realtà avrebbe dovuto fornire. La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito il sequestro preventivo di urgenza di 10 siti web pirata oscurati su cui si sarebbero diffusi giornali, riviste ed ebook, permettendo a chiunque di scaricare in modo illecito e gratuito le copie digitali. L'operazione, chiamata Che Guaio, è lo sviluppo dell'inchiesta avviata nell'aprile del 2020 dopo la denuncia sulla diffusione di file pirata su Telegram, che fino ad oggi ha portato alla chiusura di 329 canali e gruppi di utenti. Durante le indagini sono stati identificati i responsabili, 9 dei quali indagati per violazione della legge sul diritto d'autore, mentre gli amministratori dei siti internet al momento restano ignoti. Nello scorso agosto alcuni degli indagati sono stati destinatari di perquisizioni domiciliari tra Puglia, Campania, Marche e Lazio. Dall'analisi dei dispositivi sequestrati è emerso che i responsabili della gestione dei siti non percepiscono dagli utenti alcun corrispettivo tramite l'accesso ai contenuti, invece vanno a trarre profitto dalla pubblicità inserita nelle pagine attraverso i noti banner e pop-up. Si ipotizza comunque al carico degli amministratori i reati di violazione della normativa sul diritto d'autore, riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ed infine furto. Ci spostiamo ora in Campania. Ammirevole l'impegno delle forze dell'ordine che stanno facendo il possibile per contrastare i numerosi fenomeni di irresponsabilità di persone che molto probabilmente non hanno ancora ben compreso la gravità del periodo che si sta vivendo. Nella notte, gli agenti dell'Ufficio di Prevenzione Generale, durante attività di controllo del territorio, sono intervenuti in Piazza Municipio a Napoli per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle stanze di un bed and breakfast. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito dei rumori provenienti dalla struttura e hanno sorpreso in una stanza 12 persone tra i 18 e i 26 anni, di cui 4 già sanzionati nei mesi scorsi ed un altro denunciato a settembre del 2020 per aver violato la quarantena, che stavano festeggiando un compleanno e sono stati tutti multati per violazione delle norme anticontagio. Poco dopo, nel medesimo luogo, hanno sanzionato il titolare di una paninoteca, poiché aperta oltre l'orario consentito, nonché l'avventore, poiché si trovava fuori dal proprio domicilio oltre l'orario consentito e senza alcun giustificato motivo. Infine, sono intervenuti nello stesso bed and breakfast di cui si parlava per un'altra segnalazione di schiamazzi e sono state sorprese 20 persone tra i 16 e i 55 anni che si trovavano in una abitazione, in una stanza a mangiare e bere, sono stati anche loro giustamente sanzionati per violazione delle normative anti-Covid. Effettuata nella giornata di ieri nel comprensorio di Scampia un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. L'attività si inquadra nelle azioni di secondo livello, ovvero operate da pattuglie congiunte di esercito e corpi di polizia, che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo quella che è la programmazione definita nell'ambito del contrasto al fenomeno dei roghi nella cabina di regia della terra dei fuochi, sempre grazie al coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. Il 23 febbraio, si legge in un comunicato, sono entrati in azione due equipaggi per un totale di 6 unità interforze nei siti in cui vengono abbandonati rifiuti sul territorio. È stata controllata un'attività imprenditoriale, identificata una persona e denunciata tra lavoratori rei di illeciti
ambientali sono state sequestrate circa 20.000 metri quadri di aree e 30 metri cubi di rifiuti speciali, gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti di lavorazione, i reati contestati. A Caserta il bollettino Covid diramato dall'ASL di Terra di Lavoro nelle ultime 24 ore sono 128 i nuovi positivi in provincia, con 1.304 tamponi processati, 102 guariti e 8 deceduti. Nel saldo complessivo aumento di 18 persone contagiate. Caserta resta in cima per numero di contagi con 287 casi attivi, 224 a Maddaloni, 161 a San Felice a Cancello, 144 a Sessa Aurunca e 142 a Santa Maria Capua Vetere. Non solo però aggiornamento Covid, ma anche novità per quanto riguarda la campagna vaccinale. Il totale in provincia è di 39.651 prime dosi, delle richiami invece sono stati 15.157, sono circa 16.000 gli ultraottantenni che hanno già ricevuto la dose e 5.160 del personale scolastico. Riaprire i pubblici esercizi la sera nelle zone gialle dove lo consente la situazione sanitaria e naturalmente rispettando i protocolli di sicurezza, e questo è opportuno ed è soprattutto necessario per le imprese. Questo è il pensiero della FIEPET provinciale di Caserta, la Federazione delle Imprese della Somministrazione che fa parte di Confesercenti. Il presidente provinciale Nicola Ferraro ha detto che è auspicabile in questo momento di ridurre prima l'impatto negativo delle restrizioni sulle imprese penalizzate ormai da troppo tempo da questi provvedimenti di riferimento del contagio. Secondo la FIEPET è altresì necessario eliminare il divieto dopo le 18 del servizio di asporto dei bar. È una misura ritenuta incomprensibile ed iniqua. Confidiamo, ha concluso il Presidente, con il nuovo DPCM in una svolta che possa restituire un po' di fiducia e dignità alle imprese di comparto. Incontro cordiale e costruttivo, quello che si è svolto nella mattinata di ieri presso la sala del Museo Campano di Capua tra i membri del CDA e i dipendenti, collaboratori e stagisti che operano nella struttura. Presentazione di rito della Presidente, la dottoressa Rosalia Santoro, e della consigliera Carmela Del Basso, che hanno esposto la sintesi del loro programma, un lavoro duro e concreto per spingere ad un rilancio ed una valorizzazione del museo in un progetto che però possa coinvolgere tutto il tessuto locale e provinciale, che sia di slancio non solo turistico ma anche economico, e che parte dalla città di Capua per estendersi poi a tutta la provincia di Caserta. Scambio di opinioni costruttivo e clima di grande collaborazione per raggiungere risultati concreti. Ognuno deve fare il proprio ruolo, ha detto la dottoressa Santoro. Qui nessuno è venuto a dare ordini, ma nemmeno a prenderne. Siamo qui per svolgere il compito che ci è stato assegnato dal presidente Maiocca nelle modalità previste dal regolamento del museo, che sul punto è chiarissimo, non c'è adito ad alcuna interpretazione personalistica, e che si prevede che ognuno abbia un ruolo e delle mansioni specifiche, ma è fondamentale collaborare tutti insieme per un obiettivo comune, ovvero quello di portare il Museo Campano nei circuiti che contano. La consigliera Dal Basso ha detto che il rilancio del museo sarà anche il volano per il rilancio dell'economia locale. Se siamo qui è perché abbiamo accettato questo incarico e riteniamo che sia un obiettivo concreto per la crescita di tutto il territorio. Chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta dell'andata all'Estadio Nuevos de los Cármenes di Granada, ritorno nella serata di domani per il Napoli al Diego Armando Maradona per cercare di centrare una qualificazione contro un Granada che, soprattutto nell'ultima uscita in campionato, dove ha perso con l'ultima in classifica l'Huesca, non è apparso irresistibile. Gattuso proverà ad evitare un'eliminazione che sarebbe comunque difficile da digerire, considerato il valore delle due squadre. Non mancano però difficoltà
per i partenopei con un nuovo stop per Osimhen a seguito della caduta avvenuta al Gevis di Bergamo contro l'Atalanta, possibile anche lo stop di un mese per il nigeriano, rientri però importanti di Koulibaly, Goulam e Mertens con il belga che potrebbe giocare uno spezzone di partita. In attacco si va però con Politano falso 9, con Insigne a sinistra e Zielinski a destra, centrocampo Elmas, Bakayoko, ma non si esclude Lobotka, con Fabian Ruiz chiamato agli straordinari. In difesa rientra Koulibaly che dovrebbe fare coppia con Maximovic sulle fasce di Lorenzo a destra, ballottaggio Mario Rui e Goulam a sinistra. Nessun problema invece di formazione per gli iberici, il Granada infatti ha comunicato attraverso i propri canali istituzionali che tutta la rosa partirà alla vista di Napoli. Gli andalusi arriveranno nel primo pomeriggio con un volo diretto proprio a Napoli. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.